Finalmente una buona notizia per il turismo molisano, direttamente collegata all'ondata di maltempo che ha investito l'intera regione. La conseguenza delle copiose nevicate che in particolare hanno colpito l'Alto Molise è che domani, lunedì, si arriverà al tanto sospirato collaudo degli impianti di risalita e delle piste di discesa della stazione sciistica di Monte Capraro a Capracotta. Una notizia attesa e desiderata da più di un anno perché, bene ricordarlo, a Monte Capraro si tornerà a sciare dopo una pausa di ben due stagioni sciistiche, un'eternità. Determinate l'intervento della regione che stanziò prima la cifra necessaria ad adeguare gli impianti e poi affidò la gestione degli stessi impianti di Monte Capraro alla stessa società pubblico-privata che gestisce anche gli impianti di Campitello. Insomma, una scelta più che azzeccata quella della regione, perché il comune di Capracotta da solo non avrebbe certo la forza di gestire Monte Capraro. Ma torniamo ai fatti delle ultime ore. Domani arriveranno da Pescara i tecnici del Ministero dei Trasporti che collauderanno sia la seggiovia che lo ski lift e le piste di discesa che già sono state doverosamente battute dopo le nevicate di questi ultimi giorni. Completati gli adempimenti tecnici, gli impianti saranno pienamente operativi e funzionanti, così da garantire sciate e divertimento per tutti gli appassionati di sci alpino che sono tanti in provincia di Isernia e che arrivano a Capracotta anche da Lazio e Campania. Probabile la riapertura degli impianti già per martedì o mercoledì. Comunque il prossimo fine settimana Monte Capraro ritornerà a funzionare a pieno regime per la gioia di sciatori e operatori turistici alberghieri di Capracotta e Agnone.